Prima di iniziare ogni video su Snap, io ogni volta faccio un giro su Zorn per vedere i mazzi che ci stanno in tira, se hanno cambiato qualcosa durante la settimana, eccetera, eccetera. E inavvertitamente io ho notato un mazzo che non dovevo vedere, ovvero un Mr. Negative. Ora, il mazzo è questo qui. Io sfido chiunque ad indovinare, prima di vedervi le partite, quante volte io riuscirò a fare Mr. Negative. Perché la cosa strana del mio account, non so se del mio account, ma penso che sia in generale del Mr. Negative, perché in Conquest mi va una meraviglia, ma in Ladder io non riesco ogni volta né a pescarlo né quantomeno a giocarlo a questo maledetto. Però sappiamo benissimo che Ravonna in questo meta attuale è una carta indispensabile, abbiamo visto anche con il Profix che cosa è successo, e quindi punteremo a sfruttare Ravonna, che penso che sia una delle carte più forti del gioco, con un Silver Surfer, se notate, cioè abbiamo anche Aron, Sera, quindi è un Mr. Negative, ma è un Silver Surfer, o meglio è un Silver Surfer ma con l'aggiunta del Negative, con qualche cartina sua. Quindi andiamo a vedere se riusciamo in qualche modo a far girare il mazzo, e veramente se gira io sono veramente molto contento di questo gran ritorno. Devo togliere le notifiche. Allora, già il ragazzo non mi ispira per niente con tutte queste innumerevoli lettere, che sicuramente sarà qualche insulto. TVA non è bello per il nostro mazzo. Ah, c'è la hot location di vasca di clonazione. Cioè, penso che vedremo dei destroy come se piovesse. Allora, Magic comunque ce l'ha data, quindi in qualche modo la togliamo. TVA non è un problema questo. E lui c'ha, vabbè, Jeff, Red Hulk, mi sa tanto, mi puzza di Angela Kitty questo. Ok, officina del riparatore, ci siamo, va bene. Che mazzo state giocando, raga? Per dire, io non sto giocando, cioè, da 2 giorni che sto giocando sporadicamente, mi sto facendo solamente le quest. Perché, boh, non si sta capendo un cazzo. Cioè, permettetemi di essere un pochino più franco. Ecco qua, Cagliera. Cagliera un po' mi spiazzi se vedo Cagliera. Vabbè, quante volte sto dicendo Cagliera non lo so. Abbiamo il nostro Wong, che io lo setterei. Se riusciamo a pescare e a tobeccare Sera, io sono molto, sarò molto contento. Allora, qui cambia tu. Io perché ogni volta non vedo quante carte ha nel mazzo, così capivo subito che era un Thanos? Questa è una bellissima domanda. Allora, e Ravonna facciamo Brude, però poi ce lo ricopio in mano. Però poi noi facciamo Waspen, ce la ricopiamo in mano e facciamo robe. Oppure possiamo fare direttamente Mistica qui e Ravonna magari, sperando che lui non abbia Cosmo. Ok, perfetto, perfetto, perfetto. Sasquatch ce lo ricopia ed è molto brutta questa cosa. Me lo può benissimo fare di turno 6, però penso mi farà Red Hulk, il maledetto. Ok, abbiamo tutte le robe nostre scontate. Ci abbiamo anche Sera, che comunque è una bella roba, Sera. Allora, giocando Sera abbiamo Silver Surfer a 2, Brood a 2 e Waspen e Reinhardt a 1. Ok, possiamo giocare robe. Ok, va bene. E ci sta, dai, ci sta. La collo, mi piace. E lui si ritira perché gli stava arrivando una quantità di roba che comunque l'ha carriata Wong con Mistica. E già, come avete potuto notare, il Mr. Negative neanche l'ombra. Ma è così per quanto mi riguarda. Cioè, il Mr. Negative, io non capisco come fanno a mettere queste tier. O magari a qualche ragazzo gli è girato di Cristo il Mr. Negative. Ok, che magari non si basa tutto prettamente sul Mr. Negative, perché alla fin fine è un Silver Surfer. Senza Sebastiano. Senza il duo. E penso che è da tantissimo tempo che non vedo un Silver Surfer senza il coso, il Sebastiano. Però quantomeno è finita la moda di trovarci contro il Silver Surfer tossico, e veramente ce l'ha rotti i coglioni. Ok. Che succede? Vabbè. Abbiamo Ravonna, sperando che ci dia Brood, così che chiudiamo tutto il cerchio subito e ci prendiamo il più 3 di energia senza che facciamo robe. Però mi sa che dobbiamo fare Magic. No, Mr. Negative devo fare. Assolutamente devo fare Mr. Negative adesso. Abbiamo pescato Mr. Negative e già qualcosa mi dice che... ma è un disastro questo, per il semplice motivo che lui si prenderà più 3 di energia. Allora, per dire... Ok, Sera. E come faccio a non fare Sera? Permettetemi di dissentire, come faccio a non fare Sera in tutto ciò? Io devo fare per forza Sera. Proviamo, dai, giochiamo in curva, ci prende più 3 di energia. Madonna Luke Cage. Madonna Luke Cage, Madonna Kitty Pryde. Che tra l'altro Kitty Pryde base con la roba upgradata fa veramente vomitare. Perché sta giocando le varianti base lui? Ma il bello di questo gioco è mettere le varianti nelle carte e flexarle. 1 e 2 ci prendiamo Magic Aronarte, ci prendiamo il più 3 di energia e switchiamo turno. L'unica cosa che mi viene in mente di fare. Poetica, intanto, così che poi noi possiamo fare e vasche di clonazione ce lo ricopiamo in mano il nostro Wong. Abbiamo anche Mistica, possiamo fare Wong più Mistica, capito? E ci abbiamo anche Silver Surfer da fare. Spero che lui non faccia il maledetto. C'è Shadow King. C'è Shadow King, io in qualche modo devo perderla prima alla... Ok, va bene.
Va bene. US Agent non è un problema, oddio, è un problema. Se ci pensi è letteralmente un problema. Ok, va bene. Non abbiamo la prio. Non abbiamo la prio, ci abbiamo Wong a 3, Mistica 1, ci abbiamo anche un Silver Surfer. Vediamo che... Bella Waspen, molto bella. Io per dire, a me viene da fa sta roba. Qualsiasi cosa ci dà dopo è buono. Io non credo, oddio, potremmo fare un'altra roba. Potremmo fare un'altra roba, ovvero fare Silver Surfer adesso. Così che lui è forzato a fare Shadow King qua e noi qui abbiamo tutta la nostra roba da fare. Tena. Come Tena? Tena più Kitty Pride. Ok, la prima non la prendiamo mai, e questo è buono. Ci copriamo un altro Wong, ci copriamo un altro Silver Surfer. Fate, stiamo facendo il devasto un attimo. Allora, lui lì farà Shadow King. E fino a qua non ci piove la roba. Cioè, devo vedere che cosa ci pesca. Mamma, un Iron Man potrebbe essere importantissimo. Anche Sage. Brood è un po' inutile. Bella Sage. 1-2. Sage in mezzo. Silver Surfer. Devo fare per forza Sage in mezzo perché c'è un gap con Angelo assurdo. E devo chiudere così il game. Io snapperei, raga, dai. Io snapperei. Mi sento abbastanza confidente. Il problema è che lui ci avrà anche Red Hulk da utilizzare. Red Hulk più cosa? Come si chiama? Kitty Pryde. Vediamo se basta. Spingere. Non vedi che lei non ha più. Che idea. Ma vabbè, faccio il remix nella mia testa. Ah. Non avevo calcolato neanche che Shang-Chi. Cioè lui aveva anche Shang-Chi. Vabbè, allora a sinistra vinciamo. Che a sinistra vinciamo. Facciamo così, facciamo così. Ma sai che la Sage diventa esponenziale? Ragazzi, la Sage. Io spero per voi che nella vostra collezione c'è la Sage in mezzo. Perché guardate qui. No, continua. Ci vediamo tra poco. Signori, 8 cubi per noi, grazie alla grandissima Sage che è diventata una 367. E io spero che chiunque sta vedendo questo video non ha dubbi su Sage. Vedi che lei non fa più che idea, ma quale idea? Ravonna. Quinjet Kitty Pryde, ok, c'è Mr. Negative da fare assolutissimamente. Ma proprio assolutissimamente c'è da fare Kitty Pryde. Kitty Pryde. Buttagli il Mr. Negative qui in bocca. Ok, agente Loki. Vabbè, sì, dovevo capire dal Quinjet. Allora, che cosa abbiamo noi da fare? Ci abbiamo da fare subito una Magic. Ci abbiamo Cannonball dal lab così goliardico. Ok. Ora c'è da vedere che cosa gli ha copiato Loki. Lui c'ha 6 carte in mano, c'è da vedere. Limbo. Ok. Serve Wong. Allora, noi intanto facciamo le nostre robe. Ok. Tanto noi facciamo le nostre robe e vediamo poi che cosa ci va a pescare. Tanto abbiamo 6 turni disponibili. Ma sai che quasi quasi io accollerei un passo. Sì, passerei. Vediamo che gioca lui. Giravonna Elsa Bloodstone. Brood è Gwarth. Molto worth Brood, scusami. Adesso si potrebbe fare anche Reinhardt. E basta. E Wasbane? E a sto punto a me conviene fare 1, 2, 3 e 4. Sicché poi il turno 7 c'ho Cannonball, Silver Surfer e Sage magari. Se mi dà Iron Man godo. Vai, ci sto. Cable, Madonna. Spero che gli abbia dato, non lo so, tipo Sera. Inutile. Se gli ha dato Iron Man è un problema perché è una 0-5. Ok, va bene. Lui c'ha la prio, tra l'altro. Lui c'ha la prio, tra l'altro. Allora, abbiamo Iron Man da fare. Abbiamo Sage da fare. E abbiamo anche Silver Surfer. Madonna. C'è da ragionare dove vogliamo fare Iron Man. Perché se noi facciamo qui e poi facciamo Sage più Silver Surfer, facciamo pochi punti, mi sa. E non risolviamo nulla. Però c'è da dire che qui noi vinciamo. Qui penso e suppongo che noi vinciamo. Noi non adottiamo né Cannonball né Mistica. Potremmo adottare anche Iron Man più Mistica per vincere questa location qui, ma mi sembra, non lo so. Non lo so, non mi convince sta roba. Vai, proviamola così. Ok, ci sto. Quelle Waspen.
Ok, al centro vinciamo. Non mi dire che c'è pure Silver Surfer. Ronart. Al centro non vinciamo, mi sa. No, al centro vinciamo. Ha voglia se vinciamo. Ok, perfetto. C'è da vedere se noi in qualche modo. Ma penso che la riusciamo a portare a casa. La riusciamo a portare a casa. Il Mr. Negative non perdona. Ecco, vedi, adesso si è capito perché è in top tier sto mazzo. Fili, mi dispiace. Ma perché ti becco ogni volta il ladder? Ehi. Bravo, iscriviti al canale. Buona visione. Oh, raga, unexpected proprio. Cioè, nel senso, non mi sarei mai aspettato che questa roba col mister... Oh, l'unica volta che non ci ha dato il mister negative ce la siamo riusciti a cavare, ok? Ma con il mister negative viaggia, è una crema sto mazzo quando esce, ovviamente. Hotel Inferno, vabbè, io penso lui sia un destroy, perché cioè, lo intuisco anche dalle location che stanno iniziando ad apparire con i destroy. Esatto, è un destroy. Adesso vasca di clonazione tutta a destra, come da prassi. Ok, facciamo mister... Cioè abbiamo un Wong da fare in mezzo. Oppure se vogliamo possiamo anche farlo sulla vasca di clonazione. Lui si copia Carnage, no? Sì, se lo copia e se lo distrugge, va bene. Oh, da non sottovalutare la roba di... Alayot. Tutto il mio rispetto per Alayot. Bisogna averla prima allora, mi stai dicendo, in tutto ciò. Wong, me lo ricopio. Bella la Sage qui, è bellissima la Sage qui. Però lui in qualche modo andrà sempre a distruggersi le robe con Venom, con robe. Io penso che... non... cioè, il fattore del destro è che non si può riempire e lui non si riempie con quattro carte e Sage comunque non può ambire al massimo, ecco, diciamo. Vabbè, facciamo intanto Wong noi al centro pulito. Però attenzione che noi non ci abbiamo neanche... come si chiama? Non ci abbiamo Magic, capito? Noi non possiamo prolungarla fino al settimo turno, quindi mi sa che dobbiamo chiuderla al momento. Vogliamo fare robe strane con Iron Man e Mistica? Magari. Vogliamo fare robe strane con Iron Man e Mistica? Perché poi io turno 6 cosa andrò a fare? Andrò a fare Brute, andrò a fare Sage e andrò a fare Waspen. Però mi deve dare Silver Surf. Se mi dà Silver Surf è worth sta roba. Oppure puntare anche qui, no? Però questa mi sembra una bella play da fare intanto. Vogliamo fare già Sage così ce lo ricopiamo in mano con più punti? Potremmo farlo. Potremmo letteralmente farlo, sì. Sì, lo farei. Lo farei. Hulkbuster. Allora, lui c'ha Lyot, io penso che è quella carta che lui ha sostituito con Zola a sto punto, perché mi sembra letteralmente tutto un destroy compatto. E tra l'altro sta girando, cioè sta girando, io sto adottando il destroy con, ancora con l'EDD perché mi piace troppo quella carta lì all'interno del destroy. Cioè dire una cosa, che lui c'ha Lyot. Ragazzi, già Sage è arrivato a 15. Ragazzi, già Sage è arrivato a 15. Ragazzi, già Sage è arrivato a 15. E qui raddoppiamo tutto, fai così. Metti la Sage qui. Metti Waspen, cioè ci possiamo fare qualsiasi cosa. Possiamo fare letteralmente qualsiasi cosa. Ma io penso che qui basti così. E poi facciamo Silver Surfer a chiudere. Capito? Perché noi qua andiamo a 10 più Waspen. Lui che ha distrutto Carnage e Nicomino. Non mi ricordo. Non Deadpool non l'ha distrutto. No, eccole qua le carte, no. Quindi io non so come possa vincere il ragazzo. Perché lui mi dovrebbe fare. Cioè non mi può fare Lyot. Vediamo. E infatti si ritira. Perché letteralmente avevamo tutto, tutto. Raga, con baschi di clonazione comunque la Sage è pazza, è fuori di testa. Cioè tu immagina a riprenderti in mano una 0-15 e a ributtarla quanti punti può fare sia con Wong con roba. Vabbè che le stavamo lottando lì con Iron Man e già era una a 30 con due carte. Ma sapete che mi sta divertendo sto mazzo unexpected veramente? Mi sta veramente divertendo, non l'avrei mai detto. Sakaar, ok. Allora, buttami subito il Mr. Negative e poi ne parliamo. Magic, meglio ancora, guarda. Meglio ancora, dai. Meglio ancora, mi serve Ravonna subito. Facciamo il game perfetto, anche se li stiamo facendo i game perfetti, se ci pensa. Vabbè, è un attimo eccessivo comunque Red Hulk contro la mia Magic onesta, che si buffa ancora Red Hulk. Cazzo. Il punto della situazione è che io devo fare Brute. Brute lo setterei qui, ma proprio senza pensarci due volte. Poi farei Mr. Negative, lo butterei lì magari. O ci serve Wong? Ma sai che forse ci serve meglio Wong adesso? Però no, devo fare Mr. Negative. Devo fare Mr. Negative, cioè abbiamo Iron Man, Mistica, Sage.
pesca, abbiamo pescato anche sera, va bene, facciamo Mister Negativo, poi buttiamo sera. Io, frate, io snapperei, raga. Snapperei. Snapperei perché ci abbiamo da pescare una qualsiasi roba. Qualsiasi che a noi ci va bene, tranne Ravonna. Molto bene Silver Surfer. Noi possiamo fare... Cioè, guarda, abbiamo Wong a 3, questa a 1. Se mi dai anche la Magic è follia. Non ti permette di accluggarmi. No, no, finisce. Ok, lui andrà a buttare via Limbo. Andrà a buttare via Limbo con la Nocturne. E quindi dobbiamo concludere il game adesso. No, Ravonna, frate. Ma non Ravonna. Non lo so. Proviamoci, dai. Proviamoci. Anche se penso sia persa questo game. Esatto, Nocturne me lo sposta lì. Non basta perché sicuramente lui vincerà a destra. Mamma mia. Jeff. Bro, che fa? Ma che cazzo hai giocato? No, vabbè, fuori testa sto ragazzo. Ma no, non vuol dire che perché Nocturne devi in qualche modo switcharmi a location e pensare, io non sono stupido, cioè lo so. È una delle cose più rotte da fare con Nocturne, cioè fregargli il turno 7 al bro. Ma cioè, ormai te l'aspetti. Da quant'è che ci sta Nocturne, ragazzo? Un mese? Te l'aspetti ormai che fa sta cosa? Ringraziamo al ragazzo di questa roba. Facciamoci l'ultima e poi via, dai. Facciamoci l'ultima. Ah, è vero, c'erano anche le missioncine da fare con la Covato, con Brood. Quindi pensateci a sto mazzettino anche inerente alle missioncine di oggi. Che è l'ultimo giorno, tra l'altro, quindi penso che molti di voi l'hanno già fatto. Bene, Ivi. Grande sto avatarino infinito di cosa? Della Dazzler Argem. Molto fregna. Io ho un sogno, io voglio... Maiala, vaschi colazione che c'ha. Se c'ho un 1000 è finita. Spadremma Ravonna. Ok. Allora mi sa che io devo togliere vaschi colazione a sto punto. Io non pesco. Invece ti devo dire che in qualche modo sai che me lo prendo. Ma perché vaschi colazione è molto forte con. Mazzo è. Ha due carte orribili e una Ravonna. Non lo so, vedremo. La scrittura è molto buona sia con la Wolfberry, con cose. Wong. Facciamo Mister Negative. Dai, facciamo sempre Mister Negative perché abbiamo sempre Sage e Iron Man nel mazzo. E se ci pensi è qualcosa di incredibile. E voi immaginate di fare la scrittura. Regà, ma che sta combinando il tipo? Beh, sul Cosmo Cremisi che cosa gli posso buttare. Nel senso. Vabbè, gli butto Iron. No, non scherziamo. Non ci credo, Hulk Buster può andare a giocare altre robe. Io non posso essere messo sempre così con la sede. Dai, frate, che cosa, Super School? Ma che cosa, frate? Ma di chi stai parlando? Vai, Wong, Iron Man più Sage. Per forza così. Poi in qualche modo vediamo di arranciare qualcos'altro. Wood. Per ancora. Va bene, godo. Cioè, nel senso, non. Vabbè, raga, che è sto script? Ma che è sto script? Non mi fa ricopiare la Sage. Ma che è sto script? Vabbè, che mi faccio. Mi ricopio. Iron Man ancora. Ma va a discapito suo perché c'ha su. Cioè, va a discapito mio perché c'ha su e scroll, capito? E olè, perfetto, mi sa che qui dobbiamo abbandonare questa partita. Sì, è l'unica cosa perché al centro è letteralmente persa. Io voglio vedere come lui vince la partita. Cioè, nel senso, perché ok che tu vinci al centro con la Terzi e con Super Skrull, perché letteralmente Terzi ha in qualche modo fatto la play sia al centro e sia a destra con la Madonna. Vabbè, oh. Vabbè, che peschi? Shuri, va bene, va bene, va bene. Mi sa che l'abbiamo portata a casa egregiamente, tra l'altro. L'abbiamo portata a casa egregiamente perché alla fine ci abbiamo Ironheart che farà di questo e noi vinciamo il game. Con tanto di squadra da parte dell'avversario. Vai, quei 128 ti sono stati molto utili, ragazzo. E il Mister Negative vince, convince e stravince.